cosa dietro. Cioè, non so se avete notato che in una serie TV, nei vari programmi, eccetera, si parla di un po' di tutto, ma non si tocca mai il tema della politica, questo parlo in film e telefilm. Non si parla mai, soprattutto e ancora di più, di grandi temi come il senso della vita, l'anima, la morte, la reincarnazione. Non si parla di argomenti come il male. Perché esiste il male nel mondo? Perché ci sono le guerre? Cos'è che legittima dal punto di vista spirituale la sofferenza che c'è nel mondo? Che senso ha? La morte è l'unico fenomeno a cui non sfuggirà nessuno di noi, perché tutti noi non sappiamo se il nostro rapporto col partner durerà, non sappiamo se il nostro lavoro lo manterremo a lungo, non sappiamo quanto guadagneremo, non sappiamo neanche quanto vivremo. L'unica cosa certa che ci abbiamo tutti è la morte. Siamo certi tutti di morire, eppure l'unico argomento che non si tratta mai, il senso della morte. E il senso della vita, come va affrontata la morte. E poi l'altro grande assente dalle TV sono tutti i temi spirituali, Dio, l'esistenza o no di Dio. E poi, visto che i problemi come il senso della vita, della morte, l'anima, la reincarnazione dovrebbero essere fondamentali, e il senso della vita è una cosa che si dovrebbero domandare tutti. Ed è un problema che, volenti o nolenti, che noi lo affrontiamo consapevolmente o no, abbiamo tutti, perché le nostre vite hanno tutti un senso, e allora perché non occuparsi del senso della vita in TV? E perché non occuparsi in generale di spiritualità e religioni?